Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. La seconda ondata di Covid fa richiudere l'Europa, il ritorno al lockdown di Francia e Germania e le strette degli altri paesi. L'ultimo DPCM approvato dal governo italiano sembrava solo pochi giorni fa una fuga in avanti rispetto alle misure prese dalle altre cancelliere europee. Ora invece sia Merkel che Macron hanno deciso per restrizioni severe che ricordano il periodo di marzo e aprile, mentre in tutto il vecchio continente, tra coprifuochi e chiusure regionali, aumenta la stretta nel tentativo di non essere travolti dai contagi. Coronavirus a Roma, mezzi affollati e pendolari costretti a saltare le corse, senza interventi sull'ora di punta del mattino, ci sono misure serali inutili, distanziamenti impossibili, mezzi affollati, pendolari e lavoratori costretti a saltare corse per evitare il rischio contagio da Covid-19. Questa è l'odissea quotidiana del trasporto pubblico romano per i lavoratori e per chi è costretto a uscire di casa nelle ore di punta del mattino. Tra le 7.30 e le 8.30 diventa dura, bisogna fare affidamento al buon senso della gente e la paura c'è anche per noi dipendenti, lo ammette un lavoratore dell'ATAC, l'Agenzia del Trasporto Autoferrotranviario Capitolino. I controlli poi sul rispetto della capienza massima e del distanziamento sui mezzi sono praticamente assenti. Mai visto alcun controllo né sulla metro né sull'autobus, spiegano diversi pendolari. E c'è chi preferisce attendere. Dice: non ho fretta, aspetterò il prossimo bus. Puglia Emiliano chiude tutte le scuole. Decisione dolorosa, ma troppi contagi. Per novembre ne prevediamo 2.500 al giorno. Lo ha comunicato lui stesso parlando a Sky TG24. Nel corso della trasmissione i numeri della pandemia. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi. Restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che l'aumento dei contagi è conciso con la riapertura delle scuole. E aggiunge che in regione mancano i medici per le USCA, non escludendo la possibilità della proscrizione obbligatoria. Napoli, l'allarme del direttore sanitario del Cotugno che dice i contagi corrono troppo veloci, situazione drammatica se le misure non daranno frutti. Rodolfo Conenna, numero uno dell'azienda ospedaliera dei Colli, che comprende 3 ospedali, parla della situazione che sta vivendo il capoluogo e la regione terza in Italia per ricoveri in terapia intensiva. L'aumento della domanda di letti corre più veloce della disponibilità di nuovi allestimenti. Se la cura non deflette andranno presi altri provvedimenti. È importante che adesso ci sia il rispetto delle regole. Valle d'Aosta, la regione più contagiata d'Italia. Capo Task Force dice altro che sci. Con questi numeri non è da escludere un lockdown totale. L'incidenza di positivi sulla popolazione è arrivata a 575 casi Covid su 100.000 abitanti, numeri record anche per i ricoverati e i decessi. E c'è solo un ospedale a disposizione. Il Parini d'Aosta, appunto, l'ospedale a disposizione. Luca Montagnani dice se le misure imposte dal governo non dovessero dare effetti entro 3-4 settimane, ho già detto ai nostri politici che saremo costretti ad applicare provvedimenti più severi. Gli albergatori sono preoccupati per la stagione sciistica e il neo assessore alla salute Roberto Barmasse valuta alternative soft, per esempio, dice, coprifuochi locali. Notizie da Napoli e dalla Campania. De Luca rimprovera Conte, dice sconcertante l'invio di pochi medici rispetto a quelli che ci servirebbero. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha appunto inviato una lettera aperta al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Estorsioni ad una mamma e a un imprenditore, 7 in manette. Nella giornata di ieri la squadra mobile della Questura di Napoli e i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e della tenenza di Cercola hanno eseguito 7 arresti
disposti dalla direzione distrettuale antimafia, destinatarie dei provvedimenti, persone ritenute legate al clan camorristico De Luca Bossa, queste gravemente indiziate appunto per gli inquirenti del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e al fine di agevolare l'organizzazione di appartenenza. Palazzo crolla a San Giovanni, sospiro di sollievo, non ci sono persone sotto le macerie. Il boato si è udito chiaramente intorno alle 14.45 nei pressi di via Innominata a San Giovanni a Teduccio. Una palazzina abbandonata da circa 20 anni è crollata. Il palazzetto di due piani era utilizzato da senza fissa dimora. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, intervenuti con squadre USAR, cioè Urban Search and Rescue, e unità cinofile, i carabinieri della compagnia Poggio Reale, anche 3 ambulanze. Venditori di calzini si approfittano di un ipovedente, gli sfilano 50 euro, sono stati denunciati. Si sarebbero approfittati di un ipovedente per prendergli 50 euro dal portafogli e l'accusa per due venditori ambulanti napoletani di calzini in trasferta a Roma. Teatro della vicenda a Via Toscolana nella capitale. La vittima, rivoltasi immediatamente agli investigatori del commissariato vicino, è riuscita a dare una sommaria descrizione dei due, ricorrendo soprattutto al colore dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Pordenone pacifica manifestazione contro il DPCM, chiamate a raccolta dal sindaco Ciriani, le categorie hanno chiesto di poter lavorare. Anche Pordenone è scesa in piazza per dire no alle misure restrittive contenute nel nuovo DPCM. Circa 2.000 persone si sono date appuntamento pacificamente nel rispetto delle norme anti-Covid in piazza 20 settembre. Non chiediamo sussidi o soldi pubblici, ma solo di poter lavorare. Questa è la richiesta partita dai tanti operatori penalizzati dalle chiusure. Coronavirus 406, nuovi contagi e 4 decessi in Friuli Venezia Giulia, salgono a 35 pazienti in cura in terapia intensiva e a 146 ricoverati in altri reparti. In Friuli Venezia Giulia ieri sono stati rilevati 406 nuovi contagi a fronte di 5.573 tamponi eseguiti e 4 decessi da Covid-19. Si tratta di una donna di 94 anni di Pordenone, morta all'ospedale di Pordenone e proveniente da una residenza per anziani, un uomo di 84 anni di San Quirino, deceduto all'ospedale di Pordenone, un uomo di 89 anni di Sacile, morto in una residenza per anziani, e di una donna di 86 anni di Trieste, deceduta nella RSA San Giusto. Questo lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Regeni, verso la chiusura delle indagini, si avvicina alla scadenza di 2 anni dall'iscrizione dei 5 agenti della National Security egiziana nel registro degli indagati. La Procura di Roma è pronta a chiudere le indagini sul caso Regeni poiché si avvicina alla scadenza dei 2 anni dall'iscrizione dei 5 agenti della National Security egiziana nel registro degli indagati, avvenuta il 4 dicembre del 2018. La scadenza è stata ricordata nei giorni scorsi dagli investigatori italiani nel corso di un vertice con i colleghi egiziani. La rogatoria che le autorità italiane hanno inviato alle autorità del Cairo nell'aprile del 2019 non ha avuto alcun seguito, così come le risposte chieste dalla Procura Capitolina sui 5 indagati. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi nella nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.